Namaste, io sono Alistair Brave, bentornati ad un altro episodio di The Binding of Isaac. Repentance. Oggi proviamo una challenge, perché nello scorso episodio abbiamo fatto delle cose interessanti, perché abbiamo capito come sbloccare la prima parte del coltello, ed è molto figo questa cosa. Se vedete, tra l'altro, tutte le persone che... tutti questi... come si chiamano? Personaggini qua, che salutano dicendo Namaste di qua e di là, sono... perché stanno seguendo sul sito Viola, quindi venite a seguire sul sito Viola, perché solitamente faccio un po' di run una di seguito all'altra e sto cercando di streamare il più possibile. Facciamo Scatman, vediamo se ce la facciamo. Ok, sono diventato la cacca. E ok. Allora, intanto a sinistra c'è l'icona di arrivare la mamma. Io non posso sparare. E ho queste cacche che mi seguono, più o meno. Ah, ok, genero cacche. Prendiamoci Petrified Poop. Quindi semplicemente devo andare in giro e evitare... Mamma mia, che lenta che sarà questa run. Devo arrivare a uccidere mamma con questa situazione qua. Non prendiamoci Mysterious Candy, ma Petrified Poop. Quindi io devo continuare a fare cacche e distruggerle. E crearmi l'armata delle tenebre di cacche. Ho un po' di bombe, almeno quello. Mi serve qualcosa di questo? No. Ah, ho anche Stompy. Buono a sapersi. Tra l'altro, che fortuna trovare Petrified Poop subito. Quindi c'ho veramente l'armata della cacca che si muove. E devo cercare di attirarli perché loro girano intorno a me. Vabbè, io faccio così... spacchiamo tutte le cacche che ci sono in giro. Facciamo la super armata delle tenebre. Sì, ho tre... tra l'altro guardate gli oggetti che ho in, a destra. Ho tre bat bomb insieme. Ho the battery, quindi ho la ricarica a tempo dell'oggetto. Ho the poop, ovviamente. Qua prendere Card Against Humanity deve essere una figata. Se prendiamo card, se troviamo Card Against Humanity abbiamo vinto il gioco. La carta della forza, va bene. Intanto andiamo ad affrontare il boss, che è Larry Jr. Che ci accoglie in mezzo a una cosa di cacche, quindi dovrebbe essere leggermente facile da affrontare. Infatti... bene, detto questo, generiamo ancora, ci prendiamo il blue cap, che ci fa sparare più velocemente, non serve a niente, sono diventato improvvisamente tutto giallo anche. Un'arma potentissima e niente stanza dorata, ovviamente, perché siamo in una challenge e andiamo pure avanti. Non dovrebbe essere eccessivamente difficile, visto che dobbiamo solo arrivare fino a mamma, ma... ok, ce le portiamo anche dietro le cacche, quindi pensavo resettasse, invece no. Qua abbiamo il problema che... tra l'altro, senti che rumore strano fa quando prendo danno? Ok. Volevo generare un po' di monete per l'eventuale negozio. E abbiamo il discorso del teletrasporto da stare attenti. Che brutta sta stanza. Dobbiamo andare qua. E andare... posso fare così per far prima? Sì, potevo... avendo Stompy in realtà potevo anche saltare tutta sta parte, ma... va benissimo lo stesso così. Forza ragazzi, andate armata delle cacche. Anzi, non riesco, non ho abbastanza fiato purtroppo. E non vorrei disintegrarvi l'orecchio con questa cosa. E forza, mi andate ad attaccare il nemico che sta là nell'angolo, per favore. Non posso guidarli, quindi... ecco, queste sono le cose un po' fastidiosette. Pensate di andare qua sopra, per favore? Mi sa che dovremmo fare... oh, ok, uno si è deciso a farlo. Avrei dovuto usare una delle bombe, eventualmente. Andiamo contro il boss subito, che è Ragman. Aia, sono troppo lento. Dai, venimi addosso. Prova a venirmi addosso. Prova a venirmi addosso. Difendetemi, cacche! Ottimo.
Ci prendiamo il Divorce Papers, che tra l'altro non serve a un tubo neanche questo, perché è un altro Tears Up che in questo caso non ci serve. Abbiamo altro da fare? No, direi che possiamo andare con questa challenge qua. Mi sa che andremo molto velocemente verso il basso e basta. Allora, terzo piano, caves, andiamo pure da questa parte, piazziamo una cacca qua. Qui, avendo stompi, no, non posso passare di là, quindi andiamo pure avanti. Forza ragazzi, andate armata. I'm a scat man. Ce la fate? No. No. Ce ne piazzo un'altra. Mi sa che dopo un po' muoiono i miei, però. E dovrei tra l'altro farlo il più possibile, spaccare cacche e generarne, perché alla fine di ogni... Au. Alla fine di... Belle che sono queste rocce fatte così. Sono diverse da quelle solite. Le hanno fatte a punta, posso dire. Ottimo, ottimo, ottimo. Allora, torniamo su. Anzi, andiamo su. Tu sei una cacca? Io ce ne ho di più. Soprattutto i nemici che ti corrono incontro sono fantastici, eh. Oh no, la mia unica problematica. Un buco. E non posso far passare i nemici da... I miei da una parte all'altra. Allora, andiamo pure su. Esatto, perché è arrivato Spalman, che spalma la cacca in faccia. Dai, forza. E forza anche a te. Una grandissima torta al cioccolato stiamo creando. E andiamo pure qua su. Vediamo se... il negozio ci potrebbe offrire interessanti cose. Quella... Come funziona quella mosca lì? Si muove di più quando mi muovo io. Vabbè, intanto andiamo a vedere nel negozio cosa ci offre. Diplopia. Allora, sicuramente questo, che è uno dei miei oggetti preferiti. Più che altro perché se troviamo card against humanity ho vinto. E quindi strength funzionerà doppio. E mettiamo una bomba qua. Niente soldi. Vabbè, andiamo avanti, dai. Fistula. Esatto, le cacche non passano per il buco quote dell'anno. Cioè, fistula basta star fermi? Sì, più o meno. Molto interessante comunque come meccanica affrontata in questa maniera. Quando pensi che il gioco sia finito come innovazione, in realtà ne tirano fuori sempre una. Ottimo. Abbiamo il patto col diavolo addirittura. Ci prendiamo safety pin e andiamo a vedere che cosa ci offre il patto col diavolo. Il patto col diavolo ci offre Seven Seal, che quindi abbiamo un Harbinger che ci segue, e ci prendiamo Guppy Spaw. E ci riprendiamo The Poop. Non avrei mai detto che The Poop mi serve in questo caso, ma effettivamente mi serve. Ho bisogno della cacca. Altro quote che potete clippare tranquillamente, probabilmente. Andiamo pure avanti. Andiamo qua su. Nah. Andiamo pure di qua. L'Harbinger ci darà una mano soprattutto a far saltare in aria un po' di nemici. Abbiamo anche le cacche nere qua da poter fare. Fico. Ottimo. Ah, qua sarà un po' difficile. È pieno di buchi, buchetti e bucozzi. Quindi mi sa che il cavaliere dell'apocalisse farà tutto lui. Io provo ad andare a nascondermi di qua e vediamo se le cacche mi seguono. Se no devo andare a generarle in mezzo al gruppo qua. E sperare in bene. No, però mi sa che farà tutto... Ah no, vedi che mi seguono dopo un po'. Il problema è che... Esatto, avvicinarmi in quella zona lì. Per fortuna ci sono le mosche che mi hanno dato una mano. Bene, bene, bene. Usciamo fuori da qua.
Prendiamo un altro soldino, andiamo su. Sì, sì, provate a venirmi addosso. Ottimo. Negozio? Il negozio ci dà il converter. Che potrebbe servirci. Sì, è un converter 1 a 1, tra l'altro. Ah, perché abbiamo... No, cos'è che abbiamo che mi ha fatto diventare tutti i cuori? Perché adesso col i patti col diavolo sono fortissimo praticamente con sta cosa. Vabbè, comunque il converter funziona. Funziona meglio perché ha convertito 1 a 1. O ho visto male io? No, abbiamo convertito un cuore spirituale in un cuore intero. Se è così è fortissimo diventato il converter. C'è una roccia. Sì, ho visto che c'è un cuore eterno lì dietro. Il gioco sta laggando. Oh no, sono questi che sono più lenti del solito. Hanno cambiato anche loro la cosa, bello. Ci prendiamo il cuore eterno qua. Prima era l'opposto della zampa di Gappi. Sì, esatto. Invece adesso è un pochino più forte, mi sembra di capire. Bighorn finalmente gli hanno fatto una grafica migliore. Grazie a Dio. Oh, è cambiato tanto, cavolo. Bighorn adesso sembra veramente un boss. Prima sembrava sempre una roba beta. Tra l'altro l'Harbinger sta facendo tutto lui. Prendiamoci Wooden Spoon in mancanza di altro. E andiamo pure giù. Siamo già praticamente arrivati a mamma. Converter OP, davvero. Cioè, dipende da quello che ti serve. In questo caso qua è OP. Se abbiamo bisogno di cuori rossi... ma in realtà no, sembra veramente OP. Perché comunque i cuori rossi sono... nella maggior parte dei casi meglio degli altri cuori perché possono essere ricaricati. Ok. Il nostro cavaliere si è messo d'impegno. Qua scappiamo via e facciamoci inseguire. Sono diventati più veloci. Cos'è che hanno di diverso dall'inizio? Sembrano più intelligenti adesso le cacchette. Bello come è fatto questo adesso. Fighissimo. Ah, ti seguono. Ok, sono diversi proprio. Ne hanno fatti leggermente diversi che ti inseguono. Interessante. Forse stiamo generando anche di più del solito. Proviamo a vedere qua dentro. No, lasciamo perdere. Siamo già a Demp... No, siamo Depth 1. Ok. Bevi, bravo. Non ho la cosa sotto mano, quindi ricordamelo a fine run che devo bere. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Andrew. E ciao, perché non ti avevo neanche salutato prima, quindi... Ciao, ciao, ciao. Andiamo pure avanti di qua. Questo... andiamo avanti. Questo prendiamo. Sì, tra l'altro con Stompy puoi veramente andare a cercarti tutto quello che vuoi qua, ma lasciamo pure perdere. Che siamo già abbastanza a posto così. Il fatto di avere il Cavaliere dell'Apocalisse ci dà una mano interessantissima con i nemici a distanza, perché sennò sarebbe un pelino più difficile arrivarci. Ok, per fortuna non mi hanno colpito. Le moschicine queste hanno cambiato lo sprite e sono veramente fighe adesso. Sono molto più belle, molto più coccolose, pucciose e assomigliano molto di più a quelle di Isaac Flash. Ci sono tantissimi rimandi a Isaac Flash. Ho fatto un dodge che non serviva, ma l'ho fatto incredibile. Io continuo a buttare fuori mosche. Anche questi hanno cambiato sprite. No, in realtà questi sono leggermente diversi. Credo siano nemici leggermente diversi. Ok, abbiamo un sacco di cuori. Qua c'è già il boss. Ok, le esplosioni di... fanno un suono diverso anche. Le esplosioni delle mosche di... le locuste di guerra. C'è The Cage qua. Sì, The Cage viene stordito da questa cosa. Beh, mettiti a rotolare con tutta sta gente. Non so quando ti convenga.
Ah, mi sono fatto colpire dallo schifo sotto. Senti ogni tanto. Ok, ce l'abbiamo fatta grazie a una locustina. E ci becchiamo così a caso The Pentagram. Bene, bene, bene. Detto questo, andiamo giù al piano di mamma. E vediamo come ce la caviamo contro mamma. Non dovrebbe essere eccessivamente difficile. Punto di domanda incredibile, perché sinceramente non lo so. Beh, in realtà occupa tanta parte dello schermo, quindi penso basti evitarla in continuazione. Ecco, facciamo tutto il giro. Sono rimaste le moschicine. Andiamo su. Andiamo su ancora. Qua c'è una stanza chest. Più che altro con tutta sta gente è difficile capire dove sono i nemici. Nella stanza chest troviamo una chest a matriosca. Senza un tubo però. Allora andiamo un attimo. Beh, con così tante bombe. Non farmi saltare la cosa. Tieni. Cosa mi dai? Ciao Cliff. Mi hai dato un cuore, due monete, poi? Stiamo provando una challenge molto interessante. È un cuore spirituale e basta? Vabbè. Magari dopo ci darà qualcosa di meglio. Stiamo provando la challenge che si chiama Scatman, che ci fa generare un sacco di cacche. Come puoi vedere, che attaccano per noi perché noi non possiamo sparare. Quindi interessante come challenge. Molto, molto, molto particolare. Ecco, questi sono i nemici che mi stanno uccidendo la vita. Perché adesso non ho più neanche una mosca, perché questi sono una cacca, perché questi sono un... E allora, vieni su. Maledetto. Mi sta distruggendo tutte le cacche perché non spara mai. Maledizione. Dai. E che cavolo. Oh là, finalmente. Adesso continuiamo a generare cacche. Qua c'è anche il negozio. Au. Ah, ci sono questi da distruggere, vero? Ok, il negozio ci offre grid. Giustamente con 45 monete me l'aspettavo. Che dovrebbe essere facile da affrontare. Ottimo. Un'altra cacchetta da distruggere con altrettante robe. Andiamo di qua, se il boss. Sì, sto beccando bene i boss sto giro. Venite di qua, ragazzi. Grazie. E andiamo ad affrontare mamma. Andiamo da mamma. Usiamo la carta. C'è anche una cosa spirituale qua che non possiamo prendere. Dov'è? Il piede. Il piede non aveva posto per atterrare. Per quello ci ha messo così tanto. Facciamo un po' di spazio, scusate. Au. Per fortuna anche quando veniamo colpiti generiamo una cacca solitamente, quindi fico. Ce la facciamo? Sì, è un po' difficile direzionarle queste perché fanno tutto per conto loro praticamente. Però ci siamo quasi. È cambiato anche come è fatto l'occhio. Interessante questa cosa. Comunque abbiamo finito la nostra challenge, quindi bene, bene, bene. Sì, nello shop c'era un soul art, ma non posso prenderlo. Grazie Francesco comunque per la iniziativa. Allora, cosa abbiamo sbloccato di bello? Abbiamo sbloccato Dirty Mind e quindi cominceremo a trovarlo anche all'interno delle run. Credo che Dirty Mind sia quello di generare queste cacche in giro, forse. Ma sembrerebbe una roba del genere. Ci vediamo alla prossima. Io sono Ace Brave, grazie ancora per la visione. Namaste and be brave.